Buona domenica da Orazio Coclite che vi parla e da Michele Totaro, regista della trasmissione della Santa Messa, oggi in diretta dalla Concattedrale Santa Maria Assunta in Policastro Bussentino. Immersa nella verde vegetazione mediterranea, la cittadina è sovrastata dal Monte Bulgheria, conosciuto come la Leonessa Addormentata, pronta a proteggere uno dei luoghi più belli del Cilento. Policastro, frazione di Santa Marina, sorge come colonia greca col nome di Pixunte. Dotata di una possente cinta muraria, i cui resti è possibile ammirare ancora oggi, diventa poi romana col nome di Buxentum. Nel VII secolo è sede di un castello bizantino e prende il nome di Policastro. Più volte saccheggiata e distrutta per la sua strategica posizione, rinasce sempre fortificata e ampliata. Chi visita il golfo di Policastro non può che rimanere affascinato dall'incantevole mare, dalla rigogliosa natura e dal suggestivo bacino del fiume Bussento che disegna pennellate naturalistiche mozzafiato. È un tratto della costiera cilentana, apprezzato dai turisti per la natura incontaminata e per la qualità delle acque di balneazione. Nell'ultimo decennio il lungomare e il porto di Policastro hanno raggiunto una sempre maggiore sistemazione, alimentando l'economia basata sul turismo e sulla pesca. Numerose barche, recanti spesso immagini sacre, operano in un mare ricco e generoso. Nella seconda domenica di luglio viene celebrata la Domenica del Mare. Anche quest'anno vogliamo ricordare i marittimi e far conoscere il lavoro di tante persone che trascorrono buona parte della loro vita sulle navi. La storia racconta che gli assalti saraceni costringevano le popolazioni ad arruccarsi sulle colline e, grazie all'opera dei monaci basiliani, esse hanno imparato a trasformare le zone selvose in villaggi agricoli. Ancora oggi, a pochi metri dalla spiaggia, si trovano caratteristici orti coltivati da famiglie rimaste legate alla coltivazione della terra. Nel XIII secolo Policastro acquista prestigio grazie al rinnovamento spirituale operato da San Francesco d'Assisi. In quell'epoca sorgono vari conventi di frati minori e certamente uno dei primi è quello di Policastro, riaperto nel 2016 dopo un imponente e attento restauro che ha riportato alla luce le decorazioni a stucco e gli affreschi che costituiscono elemento di ulteriore pregio dell'intero complesso architettonico. Al piano superiore vi è il Museo degli Artisti Contemporanei del Terzo Millennio. Graziosi vicoli del centro storico conducono all'imponente complesso della concattedrale della diocesi di Teggiano Policastro e raggiungono la piazza principale del paese. La chiesa, di stile romanico, sorge su un antico tempio pagano e si presenta con una facciata semplice ed essenziale. Imponente è il campanile, edificato intorno all'anno 1000. Nell'edicola marmorea sopra il portale è raffigurata la Vergine col bambino e un particolare dell'antica città di Policastro. E siamo all'interno. La pianta è di tipo basilicale, con transetto sopraelevato. La cripta era la primitiva chiesa paleocristiana bizantina della città, semicircolare, sorretta da 14 colonne di diversa fattura. Custodisce un affresco trecentesco raffigurante la Pietà. Qui è sepolto l'ultimo vescovo di Policastro, Monsignor Federico Pezzullo. In questa 14ª domenica del tempo ordinario, Matteo ci presenta un Gesù benedicente. Ti benedico, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Gesù,
Mite e umile di cuore, in questa pagina del Vangelo canta un inno di lode a Dio per il suo progetto di bene sull'umanità. La sua gratitudine si contrappone alla superbia di chi non sa farsi piccolo e non è capace di aprire il cuore al Messia. Chiudersi al Vangelo è chiudere il cuore ai doni divini. Riponiamo allora in Lui la nostra fiducia. Facciamoci piccoli. Lasciamo che la Sua parola ci ristori. Presiede l'Eucaristia Monsignor Antonio Di Luca, vescovo di Teggiano Policastro. Celebrano con lui Don Antonino Savino, parroco della Concattedrale, Don Mario Rocco e altri sacerdoti. Il servizio liturgico è prestato dai ministranti della Concattedrale, guidati da Massimo La Corte. I canti sono eseguiti dal coro della Concattedrale, diretti dal maestro Andrea Timoleone. All'organo il maestro Pascal Mascaro. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Fratelli carissimi, nel giorno del Signore ci presentiamo al Padre con le nostre gioie, ma anche con le nostre fatiche e le nostre sofferenze. In comunione con i nostri fratelli, anziani, ammalati, soli, che si uniscono alla celebrazione attraverso la televisione, affidiamo tutta la nostra vita al Signore Gesù, nel quale possiamo trovare pace e riposo. Con umiltà riconosciamo le nostre debolezze, le nostre lentezze, i nostri peccati, per poter celebrare degnamente l'Eucaristia domenicale. Confesso a Dio Onnipotente, a voi fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Semprevergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Yeah.
Preghiamo. O Dio che ti riveli ai piccoli e doni ai miti l'eredità del tuo regno, rendici poveri, liberi ed esultanti a imitazione di Cristo tuo Figlio, per portare con Lui il giogo soave della croce e annunziare agli uomini la gioia che viene da te. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Zaccaria. Così dice il Signore: esulta grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme. Ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, un puledro figlio d'asina. Farà sparire il carro da guerra da Efraim e il cavallo da Gerusalemme. L'arco di guerra sarà spezzato. Annuncerà la pace alle nazioni. Il suo dominio sarà da mare a mare e dal fiume fino ai confini della terra. Parola di Dio. Dio, mio Re, voglio esaltarti e benedire il tuo nome in eterno e per sempre. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti. La sua tenerezza si espande su tutte le creature. Ti lodino, Signore, tutte le tue opere, ti benedicano i tuoi fedeli, dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, voi non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali, per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Così dunque, fratelli, noi siamo debitori non verso la carne, per vivere secondo i desideri carnali, perché se vivete secondo la carne, morirete. Se invece, mediante lo Spirito, fate morire le opere del corpo, vivrete. Parola di Dio. Alleluia.
Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre. Nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore. Fratelli e sorelle, la parola di Dio che la Chiesa ci propone in questa domenica, Pasqua della settimana, ruota intorno al tema dell'umiltà, parola desueta, pratica virtuosa impopolare, forse persino rinnegata. La stessa umiltà esaltata dal profeta Zaccaria nella figura del re Messia che entra trionfante in Gerusalemme cavalcando un puledro, figlio d'asina. Egli è un re giusto, vittorioso, umile, pacifico, differente dagli altri tiranni ingiusti e superbi. Quel re giusto è prefigurazione di Gesù Cristo, anche lui entrerà su un'asina umile in Gerusalemme. Un ingresso messianico in umiltà. Questa è la spiritualità che segna tutta la vicenda terrena del Figlio di Dio fatto uomo. Una storia di abbassamento dal seno del Padre fino all'estrema umiltà della croce per raggiungere ogni uomo. Il più semplice, il più ultimo, il più abbandonato, il più straniero. Ed è in questa domenica che l'umiltà di Cristo Gesù interroga, interpella tutta la nostra umanità. Nel pieno fallimento della sua predicazione di fronte alle folle, che dopo uno slancio iniziale cominciano a non ascoltarlo. È il momento delle porte chiuse, dei cuori sbrancati. Gesù finalmente avverte il bisogno di un sussulto di ringraziamento al Padre. Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché tu hai nascosto queste cose ai sapienti, ai dotti, ai potenti, e invece le ha rivelate ai piccoli. Un momento di grande intensità di tutto il Vangelo. Non i dotti, non i sapienti sanno cogliere il dono di Dio, ma i piccoli, che sono coloro che sono i vulnerabili, i disprezzabili agli occhi del mondo, sono quelli che il Padre ama, predilige. A loro Dio destina il suo amore. E i piccoli non sono tali anagraficamente, non sono solo i bambini. I piccoli, secondo il Vangelo, sono gli umili,
quelli che non hanno richieste eccessive per se stessi, non pretendono nulla, che vivono serenamente la loro condizione umana, creaturale, mortale. Una delle tentazioni a cui è sottoposto l'uomo è quella insidiosa di credere che può tutto e che tutto è sotto il suo controllo. L'uomo, nella sua superbia, tenta di mettere le mani sulla vita, sulla famiglia, sulla solidarietà, sulla identità. L'esperienza di fede è sempre un'esperienza di umiltà che si affida, e solo i piccoli sanno fidarsi e affidarsi. Solo gli umili hanno quella povertà di spirito che permette loro, attraverso l'ascolto, di possedere i misteri del regno di Dio già qui sulla terra. Al riguardo, poche settimane fa, Papa Francesco, in una omelia a Santa Marta, diceva: «Se tu vuoi capire qualcosa del mistero di Gesù, abbassati, fatti piccolo, perché il Signore si è innamorato della nostra piccolezza, sofferenza, stanchezza». E qualche altro scrittore diceva: «Dio si impara in ginocchio, Dio si incontra stando in ginocchio». Gesù è venuto per la liberazione dell'uomo e di tutto l'uomo dagli schemi rigidi di una religiosità che può diventare solo esteriore. Il suo gioco è l'alternativa dolce e piena di speranza al rigido attaccamento formale dei sapienti di questo mondo. Nella vita dell'uomo si annida troppo spesso il disorientamento, la perdita di punti di riferimento, la stanchezza, la fatica, l'oppressione rendono l'uomo di oggi sempre più smarrito e confuso sui grandi temi del nuovo umanesimo. Ad ogni uomo è rivolto l'invito del Signore Gesù ad andare da Lui, conservando la certezza che in Lui, con Lui, troveremo ristoro e sollievo. L'umiltà cristiana non è remissiva pratica di vita, né rassegnata sottomissione alla ineluttabilità del male che è nel mondo. L'umiltà dice all'uomo la sua provenienza dalla terra e tuttavia indica l'humus, che raccoglie in sé una molteplicità di elementi generativi capaci di far germogliare ogni vita. Pertanto l'umiltà cristiana è creatività, generosità, oblatività, disposizione interiore a rendere la croce percorso di salvezza. Questa pagina di Vangelo oggi ci chiede di metterci come piccoli dinanzi a Dio, come chi da Lui ha tutto da imparare. Ci chiede di percorrere lo stesso cammino di umiltà compiuto dal Figlio di Dio fatto uomo, perché è proprio nell'abbassarsi che sta all'altezza massima dell'essere cristiano. C'è quindi un giogo di cui caricarsi, il suo, dolce per i miti e gli umili di cuore, dal peso leggero, per chi ogni giorno sceglie di imparare da Lui l'arte del vivere e di amare. Imparando da Cristo l'umiltà, riscopriremo il vero volto di Dio e sapremo dargli il giusto primato nelle nostre scelte, nelle nostre storie, per abbandonare i desideri della carne e vivere da uomini liberi sotto l'azione dello Spirito Santo. Amen. Rinnoviamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito.
Carissimi, come discepoli del Vangelo, con cuore umile rivolgiamo al Padre le nostre invocazioni. Preghiamo insieme dicendo: O Dio, nostra speranza, ascoltaci. O Dio, nostra speranza, ascoltaci. Benedetto sei tu, o Padre, per la Chiesa che annuncia la tua parola. Fa che conservi la buona notizia del Vangelo e la porti a tutti gli uomini. Noi ti preghiamo. O Dio, nostra speranza, ascoltaci. Benedetto sei tu, o Padre, per i piccoli e i poveri, gli emarginati e gli esclusi. Coprili con la tua protezione e difendili da ogni male. Noi ti preghiamo. O Dio, nostra speranza, ascoltaci. Benedetto sei tu, o Padre, per quanti con la loro presenza, la capacità di ascoltare, il sorriso e la tenerezza testimoniano il tuo amore tra coloro che sono affaticati ed oppressi. Sostienili e guidali in ogni istante della loro vita. Noi ti preghiamo. O Dio, nostra speranza, ascoltaci. Benedetto sei tu, o Padre, per i doni meravigliosi che ci fai nella creazione. Donaci di contribuire alla costruzione di un mondo più giusto e fraterno, dove ogni uomo realizzi la sua vocazione e trovi un lavoro conveniente alla sua dignità. Noi ti preghiamo. O Dio, nostra speranza, ascoltaci. Benedetto sei tu, o Padre, per questo mondo nel quale viviamo e del quale conosciamo incertezze, paure e inquietudini. Sorreggi la nostra fede e dilata la nostra speranza, perché diventiamo sempre più operatori di pace. Noi ti preghiamo. O Dio, nostra speranza, ascoltaci. O Signore, che apprezzi un cuore umile e semplice, accogli la povertà delle nostre preghiere e donaci di trovare in te consolazione e speranza, per Cristo nostro Signore. Amen. Buono è il Signore verso tutti. La sua tenerezza si espande su tutte le creature. Con le parole del Salmo celebriamo la salvezza del Signore, lodiamo la sua grandezza e le sue opere, ma soprattutto la sua bontà e la sua misericordia. I ritmi frenetici del mondo di oggi catturano i nostri spazi, ma tu, Signore, ci insegni che il tempo è superiore allo spazio. Scriveva François Garagnon in un suo libro: bisogna stare attenti a non guardarsi sempre indietro, a non soffermarsi sulle contrarietà del momento, ma a tenere in considerazione le cose belle e buone che ci sono riservate, le quali non attendono altro che la nostra amorosa attenzione per rivelarsi. Molti avvenimenti sembrano voler togliere la gioia e la serenità, ma la certezza del tuo amore, Signore, ci dona pace. Mentre il mondo ci vuole cacciatori, tu, o Padre, ci inviti ad essere come agricoltori che si prendono cura della terra. Materie prime come il grano e l'uva crescono sotto il cielo e sotto il sole. Basi feconde che, trasformate dalle nostre mani, diventano pane e vino che offriamo a te, Signore, che sei pane della vita, bevanda di salvezza. Thank you.
perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre onnipotente. Signore, ci purifichi, Signore, questa offerta che consacriamo al Tuo nome e ci conduca di giorno in giorno a esprimere in noi la vita nuova di Cristo Tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Abbiamo riconosciuto il segno della Tua immensa gloria quando hai mandato Tuo Figlio a prendere su di sé la nostra debolezza. In Lui, nuovo Adamo, hai redento l'umanità decaduta e con la Sua morte ci hai resi partecipi della vita immortale. Per mezzo di Lui si allietano gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del Tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del Tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla Sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai Suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del Tuo Figlio, Ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e Ti rendiamo grazie per averci ammessi alla Tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della Tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata,
nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, nostro Vescovo Antonio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, San Pietro Vescovo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore Gesù ci ha donato il suo Spirito con la fiducia dei figli. Diciamo, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci un segno di pace. Pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati di Cristo, del mondo, in questo calice, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Signore Gesù Cristo, Figlio del Dio vivo, che per volontà del Padre e con l'opera dello Spirito Santo, morendo hai dato la vita al mondo, per il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, liberami da ogni colpa e da ogni male, fa che sia sempre fedele alla tua legge e non sia mai separato da te. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, tu stesso hai detto: venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, ed io vi darò ristoro. Non un rifugio o scorciatoia, ma una sosta per sentire quanto dolce è il tuo giogo. Tu ci accompagni, ci sostieni, come un pastore buono ci inviti a venire dietro a te. Beati gli invitati alla cena del Signore. Mossi dalla certezza del tuo sacrificio d'amore, eccoci predisposti a questo incontro. Albert Semin scrive: l'amore è la misura della tua beatitudine. Quanto più sei colmo d'amore, tanto più sarai beato. Dunque, lasciamoci penetrare dalla realtà di Dio. È il Signore che rinfranca lo spirito. Aderendo al progetto del Padre, Cristo ha accettato di donare la sua vita per noi. Meditare questo può aiutarci a ripartire ogni volta che tutto sembra finito.
Non abbiate paura, fidatevi di me, continua a ripeterci Gesù. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che ci hai nutriti con i doni della tua carità senza limiti, fa che godiamo i benefici della salvezza e viviamo sempre il rendimento di grazie per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Il Dio ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Cristo prega il Padre e attraverso la preghiera, in comunione con lo Spirito Santo, si accorge che i semplici, coloro i quali riconoscono i propri limiti e i propri peccati, sono capaci di accogliere la sua parola. Fermiamoci allora a riflettere. Una sana inquietudine ci mette alla ricerca. Alla vigilia del suo passaggio alla Chiesa Cattolica, il Cardinale Newman scriveva: «Le sue vie non sono le nostre vie, né i suoi pensieri
i nostri pensieri. Potrebbe avere intenzioni che ci superano e sono nello stesso tempo misericordiose. Facciamo del nostro meglio e lasciamo a Lui quello che deve succedere. Ci darà la forza per sopportare tutto quello che ci aspetta. Termina qui il nostro collegamento da Policastro. Vi salutano Orazio Coclite che vi parla, il regista Michele Totaro, il responsabile del programma Gianni Epifani e la squadra RAI di Napoli Esterna 3. Arrivederci a domenica prossima, 13 luglio, per la Santa Messa che sarà trasmessa dalla Cattedrale di Caltabellotta, provincia di Agrigento. La linea torna ora a Lorena Bianchetti per la seconda parte del programma A Sua Immagine. A lei e a tutti voi che vi siete uniti in preghiera con noi, ancora l'augurio di una serena e felice domenica.